Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me e da Eivor. Stiamo seguendo la quest Pozioni di Sangue del DLC L'Ira dei Druidi. Dobbiamo andare con Kira alle porte di Kaeshelor. Vieni, andiamo dalla mia amica Dirdre. Dai. Chi è questa guaritrice? È una druida, giovane ma saggia. Sei pronta? Sono andata pronta. Sono ansiosa di conoscerla. Hanno avvelenato i soldati qui e dobbiamo... Ah, quello è tuo? Ok, allora questo lo prendo io. Ok, damose. Hanno avvelenato i soldati e quindi ci serve qualcuno che ci dia un antivelenifero. Povero Barit, è triste che Flan possa dubitare della sua innocenza. Il veleno aveva due scopi: indebolire i soldati e gettare ombre su Barit. Chi può essere stato? Tossivano sangue. Deve essere lo stesso veleno usato da una setta druidica, i figli di Dan. Chi sono? Quando i cristiani giunsero con spade e fuoco, alcuni druidi si riunirono. Insieme giurarono di sterminare i cristiani. Scelsero la violenza e l'assassinio. Spesso riescono a confondersi tra gli abitanti dei villaggi. Cosa mi dici dei druidi come Dirdre? I veri druidi si oppongono ai Dan, ma sono sparsi e disorganizzati. È questa la ragione per cui desidero che Flan salga al trono di re supremo d'Irlanda. Schiaccerebbe i figli di Dan e lascerebbe in pace i veri druidi. Questo? Ah, pensavo che era un trappolone. Parlami ancora della tua amica. Dirdre è una druida che conosco da anni. Eravamo apprendiste. Sei stata una druida? È così. Ci sono molti pagani e molti druidi sparsi per le foreste d'Irlanda. Quindi, di qua. Ah, ok. Oltre il fiume. Sì, c'è il ponticello, lo vedo. Lo sto per vedere, ma fa una scoccia come prima. Questa terra mi inquieta. Non ricordo bene la via. Segui le pietre come meglio puoi. Ma come segui le pietre runiche? Vediamo. Dovrebbe essere qua, no? Di qua. Di qua? Vediamo un po'. Cosa vedi, vecchia amica? Infatti, vedi. Di là. Vabbè, basta seguire la strada, quindi, no? Oh, chi è? Dei lupi! Lupi? Attenzione! Com'è il Connacht? È selvaggio. È da qui che vengo. Sì, ho capito. Dunque, dovrebbe stare qua, quindi non ci sono neanche il cavallo. Ecco il capanno di Dirdre. Eivor, in quanto druida, lei è... eccentrica? Sì, esatto. Ok, quindi... eccentrica. Quindi? Aspetta. Fammi, scusa un attimo, fammi prendere quello che devo prendere. C'è qualcosa? Qui? No. Qui c'è una chiave. La raccolgo. Cibo niente. E basta, dai. Aspetta, 1, 2. Entriamo dalla druida. Kira, sei finalmente pronta a tornare alle gioie della foresta? Dirdre, lei è la mia amica Eivor. Siamo qui perché ci serve il tuo aiuto. Ahimè. Speravo che gli auspici fossero errati. I figli di Dano. Sì. L'armata di Flan sputa sangue. Sai che cosa dobbiamo fare? Speravo ci fosse un altro modo. Di che cosa parlate? I figli di Danu creano il veleno, ma ne custodiscono anche la cura. Ambra,
estratta dalla linfa di un antico albero a loro sacro. Ogni figlio di Dano ha con sé una scheggia di quest'ambra. Se intinta nel sangue del suo proprietario, l'ambra libera il potere imprigionato al suo interno. È una richiesta macabra. Dove trovo uno di questi druidi oscuri? Un nostro amico ha cercato di scoprire le nuove identità dei Dano. Sperava di trovarne uno chiamato lo Scricciolo. Ma poi è stato ucciso. I Dano sono molto pericolosi. Potresti trovare qualcosa nella sua vecchia casa, a nord dell'avamposto commerciale di Portoli, alla foce del Balli Sadir. Troverò questo Scricciolo, intingerò l'ambra nel suo sangue e poi ritornerò. Che gli spiriti ti guidino. Ma perché dobbiamo fare sempre tutto da soli? Madonna. Cosa so di questo figlio di Dano? Aha, allora, una setta segreta che si è infiltrata in tutti i livelli della società con l'intento di distruggerla. Trova gli indizi sparsi per l'Irlanda per sradicarla. Scova ed elimina i figli di Dano. Puoi trovare indizi proseguendo nella storia irlandese ed esplorando l'Irlanda. Ah, ok, quindi insomma posso continuare con la storia principale. Una volta trovati tutti gli indizi su un membro, la sua identità verrà rivelata e sarà possibile rintracciarlo. Ok. Lo Scricciolo. Ispezione del cottage abbandonato sulla riva vicino a Port Auley, alla foce del fiume Benlinshade, nel Connacht del Nord. Sì. Port Auley. Stavo di uccidere lo Scricciolo, vediamo un po'. Ma è già in mappa lo Scricciolo? Non credo. Port Auley, dov'è? È un porto, no? Comunque. Ma non lo so. Dove può sta questo? Abbazia. Non ne ho la più pallida idea, però io andrei da sta parte, tanto per non sapere né leggere né... Ah, attenzione. Ah, nel Connacht. E devo andare nel Connacht. Giusto? Dunque. Allora, innanzitutto mettiamoci i talenti. Ci abbiamo due punti. Via. Ok, poi inventario. Apro un forziere. Abbiamo preso i capelli corti, poi c'è una taglia, Eivor. Ma che razzo fa? Vabbè. Allora. Qui c'è qualcosa però. Valor di Fomori, calore infuocato di un sole cocente, nacque dal fango e della miseria, infante insanguinato, figlio di... Beh? Chiamato Belor, campione dei Fomori. Belor grida e vomita rancori e risale dagli abissi incandescenti alla guida del suo popolo. I Fomori, creature di roccia e melma, portatori di morbi, miseria e morte, araldi del caos, nemici eterni del tua tua tua. Cucucciucciullan prende la sua schiera aprendo una ferita putrescente, ma Belor resiste perché il demone deve combattere. Ma che... Pagina del ciclo irlandese ottenuta. Bene. Usa il menu dei figli di Dano. Ma il menu dei figli di Dano. Eccolo qua. Allora. Ispezione del cottage abbandonato sulla riva vicino a Port Auley, nella foce del fiume Balli Sadir. Nel Connacht, quindi dobbiamo andare nel Connacht. Ballisade, fiume Ballisade.
fiume Suk. Shannon. Però nel connect è questo, quindi io andrei nel connect, no? Palisade, ecco qua. Vabbè, allora diciamo che dobbiamo andare qui. Questo è il fiume, ok? Allora, questo è il fiume, quindi posso arrivare all'acqua? Da qua? Sì. Benissimo, chiamiamo la nostra nave e andiamo verso in per di là, verso sto fiume, no? Aspetta, mi posso avvicinare con viaggio rapido, tipo? No. No, 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 no. Ok. Ci andiamo. Fai niente, ci andiamo a fette. Allora, vai. Eccolo qua. Vai. Come l'acqua, stimare. Ma no, che fai? Allora, girate, girate, cioè girate. Girate. Ma che no. Ti prende? Ma scusate, scusate, sono stata una cretina. Ok, vai. Girate. E niente, giro dalla parte sbagliata. Però va bene lo stesso, va bene lo stesso. Non vi offendete. La cretinaggine è apprezzata. Ecco, damose. Ok, gira la vela. Forza! Io veloce! Vai, vai. Andiamo verso... Se ci capita una razzia, io me la farei pure, perché ci servono... Qui dovremo remare, Eivor! Che? Ma io devo andare qua. Abbassare la... Giusto? Ok, abbiamo sbloccato un altro viaggio rapido e sono d'accordo. Ma io devo andare là, scusa, non devo passare sotto al ponte. Ok, io mi sa che abbiamo già iniziato, quindi lasciamo perdere. No, però c'è qualcosa. Questo vento è adatto alla vela. Sì, ma che cazzo di no, Sono bene? Sì, sono bene. Quanto so. E questo? Ma che è un lupo mannaro? Ma è un lupo mannaro! Un mannaro! Ma io lo posso dire? Interessante. Ecco il nostro premio. Ok, fuori uno. Sono finiti? Allora, ci dovrebbe essere qui, ragazzi. Non dovrei mangiarne. Allora, ci dovrebbe essere un coso, aspetta. Vai. E forza! Torniamo alla nave! Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Sì! Ah.
c'è un coso da dove. Ecco, forse questo, forse questo. Forse questo. Questo? Sì. No? Sì? Boh. Ok, l'ovale va bene. Ci deve essere qualcosa da buttare giù, eh? Per far finire questo scempio. Non è questo? No? No. Niente. Oh. Qua. Sopra. Vede? Corvo non disponibile. Aspetta un attimo, fammi andare sopra. Perché si può diradare tutta questa... Devo capire solo dov'è che devo colpire. Dove devo colpire? Qua no. Sta dalla testa, eh? Non so, non vedo niente, mannaggia. Facciamo così, volevo liberare la zona da questo Schifidus. Ma non si può. Vabbè, niente, damose. Allora, proseguiamo. Ah, no, aspetta, in per di là. Dove? Eh sì, sì, in per di là. Ah, questo è il fiume, un attimo, questo è il fiume, aspetta, aspetta. Questo è il fiume, andiamo per di là, sì. Allora, questo è il fiume, vediamo se più avanti... Allora, com'è che dice? Porto... forse sta qua su st'isoletta, non so. Aspetta. Allora, sulla riva vicina a Port Auli. Andiamo un po' più avanti, va. Andiamo un po' più avanti. Forse è quello? Può essere? Continueremo dopo. Mm-hmm. Che vuol dire? Chi ci sta attaccando? Qualcuno? Alla foce, quindi dovrebbe essere questo, no? No, aspetta, prendi il comando. Attracca qui, forse è qua. Fermi qui. Mm-hmm. Vediamo un po'. Allora,
Allora, lì non abbiamo... Un vichingo delirante manca lungo la costa, folle come una burrasca di neve. Non rivolgetegli la parola, vuole combattere fino alla morte, la sua. Si vuole... sì, vuole essere ucciso, ma concederà l'onore della battaglia. È pazzo, ve l'ho detto. State lontani dalla colonna di Domopak. Nota ritrovata a Porta Auli. Le mie ricerche suggeriscono che a volte lo scricciolo si incontra con una guida dei figli di Danu su un'isoletta nel Lug Gara. Due notti or sono mi sono nascosto nell'ombra vicino a una grande pietra rituale, sperando di scorgerli. È giunta una figura avvolta nell'oscurità, poi una seconda figura allo scricciolo. Mi hanno sentito muovermi e sono fuggito nella notte. Non so chi ho visto, ma so di essere in pericolo. Ok. Allora, usa il menu. Vediamo un po'. Ci stanno pure i lupi mannari. Allora, ispezione della pietra rituale situata su un'isoletta vicino. Ok. Allora, un'isoletta nel Lug Gara sarebbe... questa? Ah no, aspetta, eccola! Sempre in colonia però, io boh... Ah, posso dire? Vado in piedi qua. Molto attenta. La... molto attenta, sì sì, molto attenta. In guardia, la nebbia. Avvelenato. C2. Scusate, mi sto concentrando. Mi sono concentrata. Allora, figli di Danu. Libera un posto commerciale, ok. Ci stiamo attrezzando. Questo è un altro posto commerciale che libero molto volentieri. Vorrei però capire dove cazzo no, la si interrompe sto rito satanico qua.
posso dire? Ci deve essere un punto. Cioè ci deve essere una cosa da... Già l'ho finito, capito? E vuoi morire? Mannaccia tua. Magna. Allora, dobbiamo cercare la fonte. Forse è là. Vediamo. È qua? Devo resistere. È dentro, è questa dentro. Nebbia. La devo diradare la nebbia, aspetta, ci deve essere forse là, aspetta. Forse qua sopra, proviamo. No. Ok. Allora, vediamo un po'. Forse lì sopra. In guardia, la nebbia. Allora, dobbiamo entrare qua, vediamo. Ecco. Nota scritta. Come sospettavo, ogni cosa di valore è stata portata a Cash Corran. La gente di qui teme la magia druidica, druidica. E non si ribella, vabbè. Druidica. Ok. Ma come la spezzo questa rompiscatole di nebbia? Vado sopra? Provo ad andare sopra? Qui non c'è niente. Dai, è così. Basta semplicemente conquistare. No? Allora, proviamo un po'. Ma vabbè, dovevi prendere la corda. Sinceramente non c'ho proprio idea. Allora, questo non si può, eh? Non so se fino a che non si libera qui o... qua no. Questo no. Ah,
Non c'ho proprio idea di dove per spezzare sto. Vabbè. Allora, facciamo così. Proseguiamo, proseguiamo. Dobbiamo andare in per di. Ah, abbiamo detto. Ah, qua. Ah, devo ripristinare l'avamposto e lui sta qua. Vabbè. Quindi ci serve. Sì, ok, va bene. Allora, sappiamo guidare. Benissimo. Già è tutto un po' più chiaro. Allora, adesso andiamo però verso. No, potevo andare anche con la nave, in realtà. Però vabbè, andiamo in per di qua, così. Ci mettiamo un pochino di più. Facciamo la sconcia. Madonna, ma cos'è? Druidi ovunque. Facciamo la sconcia. Sconcia per sconcia uguale sconcia. Eccoci arrivati. E mo qua tocca fa bel casino. Bel casino. Allora, qui intanto c'è un borziere. Ce lo prendiamo. Qui c'è un altro indizio. Allora, scricciolo. Quando la festa di Rashomon entrerà nel vivo, dovrai sfruttare la fiducia di cui sarai investita nella tua identità di poetessa per diffondere notizie false. Non dovrai tenere un discorso o agirai nell'ombra. Ti muoverai tra i invitati e direi loro di rinunciare alla lealtà all'Irlanda e di appoggiare la rivolta. Tu ti occuperai dei plebei, io penserò ai re e ai sacerdoti. Poco alla volta corromperemo quegli stolti. La quercia. La quercia. Allora. Ok, sappiamo chi è lo scricciolo. Ok, eccola qua. Mazzate. Da bambina taciturna Niam era data per muta. In realtà ascoltava. I primi suoni che emise erano stranamente soavi. Vabbè. Crebbe divenne una poetessa, i figli di Danu la presero nel loro gruppo, la sua maestria nella persuasione ha condotto molte persone nell'abbraccio dei figli. Abbiamo tutti gli indizi e quindi adesso ci andiamo a prendere la maledetta che è qua. Qui però abbiamo l'atto di proprietà di questo avamposto qua. Quindi io direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Proseguiremo la nostra avventura da qua. Io intanto mi vado a prendere prima l'atto di proprietà. Libero questo e la prossima volta ci andiamo a prendere la scricciola. Va bene? Quindi un saluto a tutti da me e da Eivor e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!